Carissimi, una santa serata a tutti e che Dio vi benedica. Cominciamo così stasera questa puntata e con questo bel augurio, che la benedizione di Dio sia sempre su di noi. È il più bel augurio che possiamo farci. E perché il Signore possa benedirci, occorre, per quanto sta in noi, fare in modo, ecco, da disporci alla sua benedizione, accogliendo la sua parola, la sua volontà e cercando poi di viverla. Siamo dentro il contesto dell'ottavo comandamento, guidati dal Catechismo della Chiesa Cattolica. Non dire falsa testimonianza. La volta scorsa abbiamo cominciato, oltre che a introdurre con il Catechismo l'argomento, anche a vedere alcune offese contro la verità. Oggi ne manca una, che è quella, diciamo, un po' per antonomasia, ossia la menzogna, che cercheremo di presentare dal Catechismo e di sviscerare un po'. Poi però si creerà lo spinoso argomento dei mezzi di comunicazione sociale, che sono veramente stanno diventando una piaga sociale, nel senso che l'uso di potere enorme, il tasso di condizionamento enorme e di influenza enorme che hanno adesso i mezzi di comunicazione, appunto per la grande interconnessione che abbiamo. Siamo ormai da tempo in quello che un tempo McLuhan chiamava, negli anni 80, se non ricordo male, addirittura il villaggio globale, ma adesso questo è assolutamente realtà. Potere dei mezzi di comunicazione è assolutamente impressionante. E quindi alcune cose che sentiremo dal Catechismo dovrebbero essere messe in pratica. E alla luce di alcune cose che vedremo, cercheremo anche di. Io sento il dovere del sacerdote, insomma, di aiutare un pochino le coscienze, anche perché sono continuamente sollecitato a dare qualche piccolo criterio, diciamo così, di discernimento e di corretta formazione e informazione di noi stessi. Vabbè, questa è un po' l'introduzione. Andiamo adesso subito nella materia di questa sera, riprendendo dal 2482 del Catechismo, che parla appunto della menzogna, dicendo che la menzogna consiste nel dire il falso con l'intenzione di ingannare e che la menzogna è di per sé un'opera diabolica. Dice Gesù nel Vangelo, citato dal Catechismo: voi avete per padre il diavolo, non vi è verità in lui. Quando dice il falso, parla del suo, perché è menzognero e padre della menzogna. Ecco, questo dobbiamo subito focalizzarlo, perché vedremo più avanti, il Catechismo stesso dire che ordinariamente, a meno che non si tratti di cose serie o non si vengono prodotti grossi danni al prossimo, ma la menzogna è proprio la classica, come dire, è il classico peccato veniale proprio quasi per antonomasia, no? Le cosiddette bugie bianche, le bugie di scuse, Tommaso di parlare addirittura anche delle bugie di scherzo, che sono comunque peccati veniali, anche se sono veramente piccoli piccoli. O anche comunque quelle bugie che non recano danni al prossimo. C'è una grande nonchalance nel dirlo. Ecco. Diciamo che bugie e parolacce sono molto molto diffuse, ma come abbiamo già detto, le parolacce, che adesso sono diventate un vezzo quasi universalizzato, ecco. Io soffro tanto, l'ho detto tante volte, quando le vedo sulla bocca anche di persone di fede, di persone credenti. Non immaginiamo poi, cioè, le mie sofferenze aumentano quando sciaguratamente in qualche circostanza la vedo anche in bocca, non lo so, io le ho sentite in vita mia, insomma, anche da religiosi o da sacerdoti, con nonchalance, insomma, forse, no, non lo so, qualcuno pensa che non sia neanche peccato, o qualcun altro pensa che sia un peccatuccio. Io personalmente, insomma, comprendendo i significati di tante parolacce che sono proprio fastidiose, sono proprio volgari,
che siano peccatucci veniali, insomma, personalmente più di qualche dubbio ce l'ho, in forza del fatto che come dire, l'elemento scabroso, l'elemento de sexto a cui fanno riferimento, provo a pensare a tutte quante le parolacce che si dicono. Ogni parolaccia c'ha sempre un richiamo, uno sfondo alla materia sessuale. Io non mi metto certamente a dire le parolacce, però si pensi alle volgarità principali, no? O organi genitali, o comunque cose che hanno a che fare con. Io ritengo sempre, questo ciclo di catechesi si chiama la sana dottrina cattolica. Per rimanere nella sana dottrina cattolica bisogna rimanere fedeli sempre, e sottolineo sempre. E umilmente fedeli, perché è un atto di umiltà, a quello che generazioni di santi e dottori che ci hanno preceduto hanno sempre insegnato. Cioè, l'adagio in re venere non datur parvitas maederi, che abbiamo già visto nel sesto comandamento, cioè, non è discutibile. Quando entri in materia che come dire, sta nell'orbita del de sesto comandamento, entri in materia pesante, entri in materia scottante, d'accordo? Entri in materia al fulmicotone, per cui siamo sicuri che la parola, cioè dire un vaffa, ecco, questo lo posso dire, insomma, a metà sia un peccato veniale, ma io tutta questa sicurezza non ce l'ho. Lo confesso proprio candidamente. Lo sapete, oggi c'è un pochino come dire, di reticenza, che ha anche i suoi motivi, diciamo, a scendere troppo nel particolare, quindi dovrebbe arrivarci un pochino la coscienza, no? Vabbè, comunque. La bugia, a differenza della parolaccia, ordinariamente è sempre un peccato veniale, ma è brutto dire la bugia. Cioè, ci rende in qualche modo affini, simili al padre della menzogna, anche se riguarda cose da poco, non tratte di, non dette per ingannare il prossimo, cose, ma è sempre brutto. Pensate a quanto sarebbe bello. Come dire, poter dire, io le bugie e le parolacce non le dico mai. E quindi una persona che parla con te sa con certezza, cioè non può stare tranquillo, che quello che tu gli dici è vero. Certe volte non potrai dirgli tutto, perché così si fa quando dobbiamo, certamente non possiamo andare a parlare di tutte le cose possibili e immaginabili, ma almeno quello che dici è vero. Cioè, non ci sarà menzogna nel tuo linguaggio, una persona si può fidare di te. Sei affidabile. Sia a quello che dici, sia per esempio a quel corollario della menzogna che è la fedeltà alla parola data. L'abbiamo visto parlando del giuramento. Perché Gesù, il giuramento è possibile, abbiamo visto, non è tassativamente proibito, ma è da riservare alle circostanze straordinarie, importanti. Ma quando Gesù dice non giurate affatto, cioè perché è un figlio di Dio, non dovrebbe essere necessario il giuramento, perché se io ti dico una cosa, quella cosa è vera, punto e basta, d'accordo? E tu dici, e come lo dimostri? Non te lo posso dimostrare, ma ti posso chiedere, portami soltanto un esempio noto in cui tu possa affermare questa persona ha mentito. Se questo non c'è, non c'è bisogno di giurare. Sono cose, queste virtù sono virtù belle. Io anche all'interno di tanti dibattiti che ci sono adesso, insomma, è inutile nominarli, no? Ho sempre un grandissimo apprezzamento per chi riesce a dibattere anche su temi impopolari o in condizione, come dire, di assoluta minoranza, mantenendo primo, un linguaggio sempre pulito. Secondo, un tono di voce moderato. Terzo, uno stile mite, pacato. Lascia pure che chi ti
che le persone che si oppongono, che vogliono fare i lucetti o i dittatori, li si mangino vivi. Problema degli altri, cioè noi figli di Dio, Gesù ha detto: imparate da me che sono mite ed umile di cuore. Attenzione sulla verità, noi non facciamo sconti a nessuno, eh. Cioè, te la dico con un sorriso sulle labbra e te la dico con tanta umiltà, ma io mi faccio ammazzare per la verità. Ok? Questo sia chiaro. Cioè, l'essere, come dire, urlare oppure diventare arroganti o superbi oppure dicendo la verità offendere il prossimo, aggredendo l'interlocutore, eccetera, eccetera. Non sono né dimostrazione di forza né tantomeno atteggiamenti da figli di Dio. Anzi, sono cose che purtroppo portano l'acqua al mulino degli avversari della verità. Perché se tu una cosa la dici aggredendo il prossimo, oppure condendola con una montagna di volgarità, oppure in modo superbo, arrogante o strillandola, non dai una buona impressione. Dici: no, ma se tu non fai così, ti si mangiano vivo. Io non sono d'accordo su questa cosa qui. Noi su questo dobbiamo imitare lo stile di Gesù. Gesù durante la passione non ha autorizzato nessun peccato commesso contro di lui, manco uno, neanche uno. E come dimostra il Vangelo di San Giovanni, al primo schiaffo Gesù non è stato zitto, certamente ha porto l'altra guancia, però ha detto: se ho parlato male, dimostrami dove è il male. Ma se ho parlato bene, perché mi percuoti? Quindi l'ha detto col sorriso sulle labbra, l'ha detto con tono dimesso. Cioè, noi dobbiamo stare sempre dinanzi al maestro. La menzogna sulla bocca del maestro non c'è mai stata. Io dico sempre alle persone che dicono parolacce, dico, perché dopo a un certo punto l'argomento risolutorio, dico: senti un po', ma secondo te Gesù e Maria dicevano volgarità? Dice: ma Gesù ogni tanto diceva serpenti razza di vipere. Dice: ma serpenti razza di vipere, lui lo può dire, d'accordo, per uno, perché conoscendo il cuore delle persone, degli scribi dei farisei, non li conosciamo, può utilizzare questa espressione come ultima chance, e anche in vista dei suoi diritti divini, perché pure il figlio di Dio è anche giudice lui, ma gli ha detto serpenti razza di vipere, non gli ha detto una volgarità. Questo dobbiamo sempre, cioè, quando noi siamo in dubbio, anche qui la sana dottrina cattolica, tutti i maestri di spirito dice: tu vuoi fare la volontà di Dio? Vuoi obbedire a Lui? In un caso dubbio, che fai? Pensa, la farebbe questa cosa Gesù al mio posto? Punto interrogativo. La farebbe Maria se sei devota alla Madonna? Se la risposta è no, lascia perdere. Ma sarà peccato veniale o mortale? Ecco, anche qui, quando una cosa è peccato, certo che sappiamo che 10.000 peccati veniali non fanno un peccato mortale, anche se fai 10.000 peccati veniali lo farai molto facilmente un peccato mortale, perché come la Chiesa insegna, i peccati veniali non combattuti dispongono al peccato mortale. Quindi non è che chi fa peccati veniali così, senza nessuno scrupolo di coscienza, sicuramente farà qualche peccato mortale, senza nessun dubbio. Quindi noi dovremmo arrivare ad una maturazione di coscienza che se su una cosa è peccato, io quella cosa, per quanto sta in me, non la faccio. Certo che mi può scappare una bugia, vengo presa alla sprovvista, non riesco a, come dire, a svicolare oppure a inventarmi qualcosa tale che possa dire il vero senza dire tutto, oppure a cambiare discorso, fare le solite cose. Dicono: mi è scappata. Ma un conto che ti è scappata, un conto che tu la dici ad occhi aperti, come stile comune, cioè io so bene che quando non voglio dire una cosa mi invento una balla. Non è una cosa fatta bene, non è una cosa gradita al Signore, certamente non lo è.
Allora, la menzogna è l'offesa più diretta alla verità. Mentire, parlare o agire, sto citando il catechismo, contro la verità per indurre in errore, ferendo il rapporto dell'uomo con la verità e con il suo prossimo, la menzogna offende la relazione fondamentale dell'uomo e della sua parola con il Signore. È chiaro che la gravità della menzogna si commisura alla natura della verità che essa deforma, alle circostanze, alle intenzioni del mentitore, ai danni subiti da coloro che ne sono vittime. Se la menzogna in sé non costituisce che un peccato veniale, diventa mortale quando lede in modo grave le virtù della giustizia e della carità. Sto leggendo il catechismo velocemente. La menzogna però è per sua natura condannabile, perché è una profanazione della parola, la cui funzione è di comunicare ad altri la verità conosciuta. Per questo noi parliamo. Per comunicare ad altri la verità conosciuta. Il proposito deliberato di indurre il prossimo in errore con affermazione contraria alla verità costituisce una mancanza in ordine alla giustizia e alla carità. Evidentemente la colpevolezza è maggiore quando l'intenzione di ingannare rischia di avere conseguenze funeste per coloro che sono sviati dal vero. La menzogna è dannosa per ogni società, Si legge ancora. Scalza la fiducia tra gli uomini e lacera il tessuto delle relazioni sociali. È chiaro che la menzogna diventa poi brutta quando, per esempio, si trasforma in calunnia, no? Quindi quando si attribuiscono, l'abbiamo visto la volta scorsa, cose non vere e si lede la buona fama del prossimo, no? E l'ultimo numero del catechismo dedicato a questa offesa contro la verità ricorda che c'è dovere di riparare quando viene lesa la reputazione altrui, e questo obbliga in coscienza. Tu non puoi andare a parlare male mentendo di qualcuno e poi pensi che te la cavi con la confessione. Tu la devi riparare la cosa che hai fatto. Se hai detto il falso, lo devi ritrattare, e lo devi ritrattare con lo stesso mezzo con cui l'hai detto. Se tu hai scritto un articolo diffamatorio di una persona, ne devi scrivere un altro dove dici: mi sono inventato un sacco di balle, quella persona è una persona degnissima. Se hai usato la televisione, devi tornarci in televisione a smentire quello che hai detto, eccetera. Ora entriamo nell'argomento appunto appena introdotto della comunicazione della verità, cioè in questa materia rientra l'informazione, il diritto all'informazione, ad essere informati, e l'uso dei mezzi di comunicazione sociale. Allora, il catechismo esordisce in questo modo: il diritto alla comunicazione della verità non è incondizionato. Non è incondizionale. Non si può dire qualunque cosa con lo scopo che faccio lo scoop, è la notizia. Ognuno deve conformare la propria vita al precetto evangelico dell'amore fraterno. Questo richiede, nelle situazioni concrete, che si vagli se sia opportuno o no rivelare la verità a chi la domanda. C'è un paragrafo introduttorio qui all'argomento più vasto dei mezzi di comunicazione sociale, che è il quinto. Allora, la carità e il rispetto della verità devono suggerire la risposta ad ogni richiesta di informazione o di comunicazione. Il bene e la sicurezza altrui, il rispetto della vita privata, il bene comune sono motivi sufficienti per tacere ciò che è opportuno che non sia conosciuto, oppure per usare un linguaggio discreto. Il dovere di evitare lo scandalo, poi, spesso esige una discrezione rigorosa. Nessuno è tenuto a palesare la verità a chi non ha il diritto di conoscerla. Qui si dovrebbe stare una settimana facendo una montagna di esempi concreti. Il rispetto della vita privata, che oggi è messo sotto i piedi da tutto e da tutti, le domande indiscrete,
Le curiosità indiscrete, le domande dirette, indiscrete, sono cose da confessare. Oggi, se tutti quanti sappiamo che c'è la domanda più diffusa che si fa in giro, non la dico, ma la sappiamo tutti quanti. Di per sé, quella domanda lì, non soltanto che è una cosa che non si deve fare, ma è un reato pure. D'accordo? Il garante della privacy oggi, cioè, c'è più lavoro lui che un povero manovale che si fa 8 ore al giorno con 50 kg di cemento armato, di cemento da portare sulle spalle. Cioè, la vita privata. Dobbiamo esigerne il rispetto e dobbiamo rispettarla. Io non posso andare a rivelare particolari del prossimo riguardanti la sua vita privata. Cioè, guardate che c'è Don Giuseppe Tomaselli, l'ho già detto, che ha scritto un libretto con tutti quanti i peccati di parola che si fanno, eh? E Gesù ha già detto: di ogni parola insensata sarà chiesto conto ai figli dell'uomo. L'ottavo comandamento è il comandamento sull'uso della parola. Dobbiamo stare attenti a quello che diciamo, a quando lo diciamo, a chi lo diciamo. Non scandalizzare è un altro ottimo motivo per stare zitti. La discrezione, le virtù completamente dimenticate oggi. La discrezione, l'essere discreti, prudenti. E poi quando qualcuno ci fa qualche domanda diretta su cose che... bisogna rispondere, bisogna dire: scusa un attimo, ma perché mi fai questa domanda? Cioè, e se si riesce a rimanere nel rispetto della carità, però a un certo punto bisogna anche dire: scusa un attimo, tu perché, cioè, con quale diritto mi fai questa domanda? Sai, questa cosa tu non me la puoi chiedere e io non sono venuto a dirtela. Immaginate se a me uno viene a chiedermi: ma che quello si è venuto a confessare? Allora, il fatto di andare a confessare, se uno va in confessionale, è un fatto pubblico, d'accordo? Per cui, se io lo dico che una persona è venuta a confessarsi, se è venuta in pubblico, quindi al confessionale che sta in chiesa, ma uno non me lo può chiedere, d'accordo? Perché, cioè, che parla chiedere a lui se è andato a confessare, cioè, non lo devi chiedere a me. E io non sono tenuto a dirtelo. Le domande dirette, personali, qui si toccano dei punti fondamentali. Poi si passa al tema dei segreti, no? A cominciare dal segreto più grande, il segreto confessionale. Il segreto del sacramento della riconciliazione è sacro, non può essere violato per nessun motivo, attenzione, per nessun motivo, per nessun motivo. Il sigillo sacramentale è inviolabile, non è assolutamente lecito al confessore tradire anche solo in parte il penitente con parole o in qualunque altro modo e per qualsiasi causa. Questo lo dico anche per voi, e dovete esigerlo, cioè dai confessori. A me ogni tanto, non voglio parlare di queste cose, ma mi arrivano informazioni, lamentele di gente che mi contatta, che io spero non sia vero quello che dicano, o che siano esagerati. Io spero sempre, insomma, da quando il confessore si mette la stola, e se lo dovrebbe mettere quando confessa, fino a quando non se la toglie, tutto quello che avviene in quel contesto è blindato. Cioè, che cosa significa? Cioè, se a un confessore viene chiesto: che cosa ti ha detto? Attenzione, il confessore può rispondere: non lo so, senza mentire. Perché? Perché quello che avviene in confessione è sigillato, quindi io mi ritrovo a doverlo ascoltare perché Gesù Cristo vuole che l'ascolti, perché io sono un tramite, d'accordo? Ma quello che è successo lì è un mondo che Dio si è avvocato a sé. È nel segreto della coscienza.
Quindi io, anche se materialmente, se me lo ricordo, ho sentito alcune cose, ma non le devo sapere, perché non sono mie, non mi appartengono. Se una persona mi chiede un'informazione di un colloquio privato, io devo dire, non sono tenuto a dirtelo, e fatti gli affari tuoi, non in questi termini che sono un sacerdote, però che uso un linguaggio un po' feriale per farmi capire, no? Ma sulla confessione io semplicemente non lo so. E guardate che il rigore esige che anche con lo stesso confessore, finita la confessione, è finita. Cioè non è corretto, i penitenti non devono farlo, cioè che fuori dalla confessione cominciano a riparlare di quanto hanno detto in confessione. Non si fa. Io qualche volta che mi è capitato ho dovuto cioè, far capire, dico, che cosa stai dicendo? Ma dico, io non so niente, alla stessa persona. Perché io non so niente. Ok? Quindi, questo è proprio. Ecco perché bisogna essere tranquilli nel confessarsi, perché se un sacerdote come deve è rigoroso in questo, non c'è assolutamente nulla che possa succedere dalla confessione. Poi ci sono i segreti professionali, e anche qui, no? Cioè, il segreto professionale vale anche per il sacerdote, cioè, quello non si è confessato, ma se ha avuto un colloquio privato, cioè. Che un colloquio privato con un sacerdote è diverso, che ne so, da una seduta psicologica? No, anzi. Quindi i segreti professionali, io non posso parlare con una persona senza averne il permesso di una cosa che mi ha detto in privato. Questo dobbiamo, noi dobbiamo capirle queste cose qui, eh. I segreti professionali di cui sono in possesso, per esempio, uomini politici, militari, medici, giuristi, o le confidenze fatte sotto il sigillo del segreto, devono essere serbati, tranne i casi eccezionali, ecco, qui c'è un'eccezione, in cui la custodia del segreto dovesse causare a chi li confida, a chi ne viene messo a parte, o a terzi danni molto gravi ed evitabili soltanto mediante la divulgazione della verità. Qui c'è chiaramente un limite. Ok? Quindi si tiene il segreto, ma se la custodia del segreto dovesse causare al confidente, a terzi o ad altri gravi e gravissimi danni che si possono evitare soltanto divulgando quella verità conosciuta nel segreto, bisogna farlo. E così le informazioni private dannose per gli altri, anche se non sono state confidate sotto il sigillo del segreto, non devono essere divulgate senza un motivo grave e proporzionato. Quando sentiamo dire queste cose, mi raccomando, amici miei, sana dottrina cattolica significa anche formazione della coscienza, cioè c'è un lavorio che noi molte volte facciamo a livello inconsapevole, ma che deve essere fatto in maniera sempre più raffinata, quindi e con ponderazione sempre maggiore. Vedete che dice, non si fa a meno che alcune circostanze non lo consiglino. E la valutazione di questo è un giudizio di coscienza. Capite perché il Signore ha detto di non giudicare? Quello ha rivelato quel segreto. Ah, quello è un traditore dei segreti, un chiacchierone. Non si può dire. Perché se quello ha rivelato quel segreto perché sapeva alcune cose che tu non sai, per cui in coscienza, pur soffrendo, ha dovuto fare quella cosa per evitare un male che tu non conosci, grave. Non è affatto un chiacchierone, un traditore dei segreti. Capite perché Gesù è tassativo dicendo la volta scorsa: non giudicate mai, perché
perché noi non possiamo sapere cosa c'è nelle coscienze delle persone. Noi possiamo giudicare soltanto i fatti oggettivi, d'accordo? Non le persone. Quello le giudica soltanto il Signore. Oh. Ciascuno deve osservare ancora il giusto riserbo nei confronti della vita privata delle persone. Oh, io su questo argomento personalmente lo dico, non voglio metterci, insomma, cioè, lo dico anche alle persone che mi conoscono, alle mie pecorelle, ai miei parrocchiani, non toccatemi libertà e privacy, per favore. Libertà e privacy sono due beni preziosissimi, d'accordo? Preziosissimi. Quindi il riserbo per la vita privata delle persone e i responsabili della comunicazione, qui si introduce al seguito, devono mantenere un giusto equilibrio tra le esigenze del bene comune e il rispetto dei diritti particolari. Cioè, no, c'è la libertà di informazione e il diritto di informazione. Siamo sicuri? Ma pensiamo a alcuni programmi che vengono fatti adesso, io non faccio nomi, cioè si vanno a schiaffare, a parte che non li vedo, ne ho sentito parlare o mi è capitato, specialmente negli anni addietro, di vedere qualche spezzone, ma insomma chi consuma la televisione capirà. Tu non puoi entrare nella vita privata di uno e andare a divulgare gli affari suoi, il gossip, ma non è mica una cosa fatta bene davanti a Dio, eh? Pettegolezzo. Gossip significa pettegolezzo in inglese. Divulgare gli affari privati senza nessuna utilità del prossimo e anche andarci a curiosare sopra non è mica una cosa fatta bene. Secondo te, io provo con la tua coscienza, perdere un sacco di tempo ad andare a leggere le riviste gossip è una cosa fatta bene agli occhi di Dio? Sarà peccato o non sarà peccato? Andarti a fare gli affari altrui avvalendoti del lavoro di chi è andato a violare, a violentare la vita privata del prossimo senza che ci sia nessuna utilità se non divulgare gli affari suoi. Ma l'ingerenza dell'informazione, chiudo la lettura di questo numero del Catechismo, che è il 2492, nella vita privata di persone impegnate in un'attività politica o pubblica è da condannare nella misura in cui viola la loro intimità e la loro libertà. E adesso passiamo ai mezzi di comunicazione. E qui veramente... Allora, comincio a leggere. Nella società moderna, i mezzi di comunicazione sociale hanno un ruolo di singolare importanza nell'informazione, nella promozione culturale, nella formazione. Tale ruolo cresce in rapporto ai progressi tecnici, alla ricchezza, alla varietà delle notizie trasmesse, all'influenza della città sull'opinione pubblica. Ora, quando è stato pubblicato questo catechismo, se non ricordo male, il nuovo catechismo della Chiesa Cattolica, è stato divulgato e pubblicato nel 1992, dovrebbe essere, quando dico queste date, prendete sempre con le monde, dovrebbe essere il 92. Se non fosse quello non è molto lontano. Però dobbiamo pensare una cosa, sono passati 30 anni, ma la situazione è enormemente differente oggi. Nel 92 internet quasi non esisteva, forse era le primissime battute. Ora, l'informazione attraverso i mass media al servizio del bene comune, la società diritta ad un'informazione fondata sulla verità, la libertà, la giustizia e la solidarietà. Il retto esercizio di questo diritto richiede che la comunicazione nel suo contenuto sia sempre vera e salvi la giustizia e la carità integra. Inoltre, nel modo sia onesta e conveniente, cioè rispetti scrupolosamente le leggi morali, i legittimi diritti e la dignità dell'uomo,
sia nella ricerca delle notizie che nella loro divulgazione. C'è bisogno di commentarle queste cose. Attenzione che qui i giornalisti o i diffusori di notizie, o peggio ancora chi li imbecca o chi li carica, queste cose qui se le devono ricordare bene. Allora, domanda: secondo noi, secondo te, l'informazione oggi in linea di massima è fatta bene? È sempre fondata sulla verità? Sulla libertà? Sulla giustizia? Ora, il potere dei mezzi di comunicazione di massa è enorme. 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 Allora, noi abbiamo il diritto di essere informati. Però se io posso dare un consiglio, questa è un'altra mia tara arcaica, che cominciò, se posso dire, ai tempi del liceo. Ai tempi del liceo, nello studio delle materie come la storia e la filosofia. La storia, prendiamo la storia. La storia dovrebbe essere per antonomasia a una persona che è un pochino ingenua, dice, ma sai, la storia è la storia, no? Storia è una cosa oggettiva. Dipende però, perché anche quando noi raccontiamo una storia, noi raccontiamo la storia dal nostro punto di vista, perché noi abbiamo un giudizio sui fatti storici, che può essere positivo o negativo. Allora, che cosa ho imparato io al liceo? Che salvo i nomi, Giuseppe Garibaldi, si chiama Giuseppe Garibaldi su qualunque libro di storia, le date, il congresso di Vienna è stato fatto nel 1815, sono tutti d'accordo su questo, i luoghi delle battaglie, va bene, ma sono queste tre cose, eh? Dopodiché, se tu prendi tre libri di storia differenti, e ai tempi in cui ero io c'era la sinistra, c'erano ancora i comunisti quando studiavo, quando io ero, quindi i marxisti, quindi la lettura marxista della storia, cioè tutta quanta il dibattito all'epoca su storia e storiografia. Tu prendi un marxista, un testo, diciamo così, cattolico, e un testo liberale, diciamo così, laico, quindi destreggiante, ha dinanzi a tutto quanto una serie di eventi storici, tu c'hai tre narrazioni diverse, fermo restando i nomi, le date e i luoghi. Dove sta la verità? Dove sta la verità? Allora, la verità devi discernerlo tu dove sta la verità. Però attenzione, se tu ti fidi acriticamente di uno di questi tre, ti sei fidato acriticamente di uno di questi tre, ma tu non sei arrivato alla verità. Allora, il consiglio, specialmente per l'informazione, è di fare in modo che la nostra informazione sia ad ampio raggio, non fermarti solo a una fonte, a un mezzo. Oggi, cioè, grazie a Dio, non c'è solo la televisione, oggi abbiamo internet. Quindi c'è l'informazione ufficiale e poi ci sono anche le controinformazioni. Cioè, gli altri modi con cui le cose sono presentate e sono viste. Io credo che sia importante imparare a fare questo faticoso lavoro per farsi un'idea per quanto possibile realistica e oggettiva delle cose. Io lo capisco che questo è faticoso, ma purtroppo nel raccontare le cose
c'è sempre il pensiero e l'intenzione di chi le racconta. Cioè, facciamo un esempio: se una televisione pubblica o privata, diciamo così, no, ha una linea editoriale in linea con un certo governo, con il governo che in quel momento sta governando, ti formulerà le notizie in un certo modo. Se quella stessa televisione cambia il governo, va al governo una linea, come dire, che non piace, ti presenterà le notizie in tutt'altra maniera, d'accordo? Nel primo caso tutto quello che fa il governo va bene, nel secondo caso tutto quello che fa il governo va male. Allora, che facciamo? Tocca fare la fatica di informarsi. Questo vale anche da un punto di vista religioso, no? Cioè, io ho sempre detto, cioè, a me mi arrivano in continuazione, ripeto, telefonate, mail, ho sentito dire dal sacerdote questo. Allora, prendi il catechismo della Chiesa Cattolica e confronta quello che ti ha detto il sacerdote col catechismo della Chiesa Cattolica, se non hai la possibilità di consultare qualcun altro, no? Non è mai prudente, cioè, ho raccontato già in qualche circostanza che Natuzza Evolo, che aveva i doni straordinari, quando gli andava qualcuno a cui un medico aveva sbagliato una diagnosi, per non mancare alla carità, diceva: senti qualcun altro. Cioè, il sentire sempre qualcun altro è sempre una misura di prudenza, perché dalle informazioni erronee dipendono azioni erronee, dipendono scelte erronee. E non possiamo dire: ma io sono stato mal informato e quindi ho fatto questa cosa. Certamente, però cosa hai fatto per cercare di informarti? Questo vale soprattutto per quanto riguarda le verità di fede, no? Cioè, il dovere di formare la nostra coscienza, il dovere di conoscere anche, cioè, io, questo ciclo di catechesi vuole essere, come dire, un umilissimo aiuto, insomma, a chi lo desidera o lo ritiene utile, entrare in contatto con i capisaldi della Chiesa Cattolica, della dottrina della Chiesa Cattolica. Questo è l'oggetto di questo ciclo di catechesi, da un punto di vista sacramentale, quindi a cosa servono i sacramenti, quindi, e morale, che sono due discorsi strettamente connessi, perché per essere praticanti, questa è un ciclo di catechesi che serve a diventare cattolici praticanti. Per essere praticanti bisogna vivere i sacramenti, quindi praticare i sacramenti, ma anche praticare i comandamenti. Allora, c'è un dovere grave, 2495, di diffondere opinioni pubbliche rette da parte dei mezzi di comunicazione. Opinioni pubbliche rette e corrette. E se questo non avviene, noi dobbiamo difenderci, cautelarci, ripeto. Ancora, i mezzi di comunicazione sociale, in particolare i mass media, possono generare una certa passività nei recettori, rendendoli consumatori poco vigili di messaggi o di spettacoli. Qui c'è anche la materia: che cosa vedo io, se la vedo la televisione. Allora, io adesso non voglio fare il bacchettone o il moralista, mi urta, mi dà anche un pochino fastidio, no? Però la cosiddetta TV spazzatura, la trash TV, si chiama così, sponsorizzata a suo tempo, chi l'ha fatto, insomma, ma secondo voi
Posso io stare a perdere tempo a guardare i monnezzai? Così. Anche certi tipi di talk show dove viene messa in piazza l'intimità delle persone. Ma si possono guardare alla luce di quello che stiamo ascoltando? Cioè, cerchiamo di essere, capito? Perché poi, ripeto, se uno prende i manuali di morale antica, specialmente se uno si vuole sfogare con la morale sessuale, io li ho letti, c'era tutto, c'era. Si chiamava la casistica, oggi la casistica non si può neanche nominare che ti mettono subito a rogo. Cioè, c'erano tutti quanti gli esempi particolari, centellinati. Ah, no, questo qua ti rende la vita impossibile perché poi diventiamo peggio dei farisei, qua con tutte quante le circostanze concrete, eccetera, eccetera. Adesso si è un pochino accantonata, però vedete, questo linguaggio, che è un linguaggio per persone mature, poi però ti stimola te ad applicarlo al caso concreto. Io adesso sto facendo una catechesi, quindi senza anticipare le conclusioni. Vedere televisione trash, quindi, che è semplicemente quella curiosità morbosa di andare a sapere i fatti degli altri e come dire, a curiosare. È una cosa che va davanti a Dio. Cioè, noi abbiamo anche del tempo, no? Cioè, se uno ha bisogno di distendersi, c'è un po' di tempo a disposizione, si vede un bel film. Io credo che un bel film, Nostro Signore, non c'ha niente da dire se uno si vede un bel film avendo un pochino di tempo, volendo dedicare un po' del tempo a distendersi, alla distensione, alla ricreazione di cui abbiamo bisogno. Ma un conto è un bel film, un conto è la trash TV, no? Un conto è il talk show dove o si va a, come dire, a entrare nella vita privatissima, intima delle persone, oppure, insomma, a me capita di vedere online qualche frammento, qualche spezzone, ma si può andare in un talk show dove si strilla come dannati? Cioè, ci si parla addosso, ci si offende, ci si. Boh. Anche i moderatori, adesso non voglio, cioè. Un talk show, è chiaro che un talk show si. Come dire, si caratterizza appunto per la dialettica, no? Quindi è chiaro che chi deve fare uno spettacolo ci rimette apposta, diciamo così, le persone che la pensano in modo differente, perché quello poi è lo spettacolo, no? Però anche qui, come viene condotto? Punto interrogativo. E come poi, tra l'altro, sappiamo, il conduttore a sua volta ha le sue idee. Quindi, sì, è vero che chiama al talk show persone dalle posizioni opposte, ma sarà poi bravo il conduttore a non far emergere la sua, quindi a concedere a tutti lo stesso diritto di parola, a non fare apprezzamenti evidenti, come dire, o ridicolizzazioni tali che quindi si capisce benissimo che il conduttore o la conduttrice stessa sta da una parte e che quindi sì, è vero che è stato chiamato il contraddittorio, ma in realtà è un contraddittorio fasullo. Perché è un contraddittorio finalizzato alla ridicolizzazione e alla, come dire, umiliazione di chi la pensa diversamente dal conduttore e da alcuni degli ospiti che pensano quello che pensa il conduttore. Allora, cioè, che ce ne importa a noi? A noi certo che ce ne importa, perché attenzione, guardarle quelle cose non è indifferente. Non è indifferente, perché guardarle significa provare.
Cioè, se a me una cosa, se una certa trasmissione, come dire, va in una certa direzione, io una volta la vedo, ma non la vedo più. La stessa cosa per chi fa attenzione, se ci sta un film, io dico sempre, un film, buongiorno, se è dal mattino, i primi 5 minuti si è già visto tutto quanto, no? Cioè, film dove ci stanno, oggi ormai è normale, ma domanda, è normale vedersi un film dove ci deve stare per forza le scene di nudo, per forza? Sesso esplicito, per forza? Cioè, no, noi cattolici, questa è una cicla di catechesi che certamente è aperta a tutti, ma la sentiranno i cattolici. Guardate che non fa niente che una persona è sposata e quindi, vabbè, ma tanto siccome io queste cose le so, le vivo, quindi che me fa a me vedere, che ne so, un piano superiore scoperto? A me non mi fa né caldo né freddo. O anche qui, l'uso di una volgarità che dà proprio fastidio delle volte. Cioè, io ricordo tempo addietro quando facevo, insomma, c'avevo dei grandi gruppi di ragazzi, io difficilmente vedevo, ti facevo vedere un film senza averlo visto prima, a volte dovevi sorbire delle robe allucinanti, e a volte era veramente un peccato, perché magari c'era un bel film rovinato poi con una scena balorda, questa scena balorda che faccio proprio inguardabile. Come fai a farla vedere da prete a un ragazzino di 14 anni? Io non me la sentivo nel cuore di fare una cosa di questo genere. Dico, cioè, c'è un messaggio educativo che viene anche dalla parrocchia, dalla chiesa, no? Cioè, devo anche insegnarti quello che si può e quello che non si può vedere. Quindi, qui viene detto che i responsabili della stampa hanno l'obbligo, nella diffusione dell'informazione, di servire la verità, di non offendere la carità, si sforzeranno di rispettare con pari cura la natura dei fatti e i limiti del giudizio critico sulle persone, devono evitare di cadere nella diffamazione. E al riguardo, anche qui, particolari doveri in questo settore incombono sull'autorità civile in vista del bene comune. Mediante la promulgazione di leggi e l'efficace loro applicazione, il potere pubblico provvederà affinché dall'abuso dei media non derivino gravi danni alla moralità pubblica e al progresso della società. Di fatto, a quanto pare, molte volte il potere pubblico, come dire, sembra più che preoccupato di questo, preoccupato di trarre, come dire, sostegno dal mezzo di comunicazione alla propria azione governativa. L'autorità civile punirà, si legge nel catechismo, la violazione dei diritti di ciascuno alla reputazione e al segreto intorno alla vita privata, ancora. Nulla può giustificare il ricorso a false informazioni per manipolare mediante i mass media l'opinione pubblica. Vogliamo commentare questo? Rileggo, eh. Nulla può giustificare il ricorso a false informazioni per manipolare mediante i mass media l'opinione pubblica. Non si attenterà con simili interventi alla libertà degli individui e dei gruppi. Continuo, questo è l'ultimo. Il senso morale denuncia la piaga degli stati totalitari che sistematicamente falsano la verità ed esercitano mediante i mass media un'egemonia politica sull'opinione pubblica, manipolano gli accusati e testimoni di processi pubblici e credono di consolidare il loro dispotismo soffocando e reprimendo tutto ciò che si considerano come diritti di opinione. Il delitto di opinione. Pensate a leggi che sono tuttora, credo, adesso ne è stata sospesa la discussione, ma che
che va a introdurre reati di opinione. Tant'è vero che è dovuta intervenire la segreteria di Stato della Santa Sede. Reati di opinione. Siamo sicuri che in tutto quello che stiamo vedendo in giro, per esempio nei mass media, ci sia sempre la possibilità di far parlare tutti, di udire tutti, di dare spazio anche a chi ha posizioni e vedute diverse dalla maggioranza, dai governanti? Hanno tutti pari dignità di essere ascoltati, lasciando poi all'ascoltatore il diritto di farsi un giudizio, altrimenti si cade nella manipolazione. La manipolazione delle menti e delle coscienze. Queste cose sono cose non gravi, gravissime davanti al Signore. Speriamo che non sia così, ma chi le fa ne risponde davanti a Dio, ne risponde. Ho detto, è possibile difendersi, ma nella stragrande maggioranza dei casi, e questo ve lo assicuro, le persone stanno a quello che vedono. E quindi è grande la responsabilità di coloro che dirigono e che hanno posti rilevanti nella conduzione dei mezzi di comunicazione e di quelli ancora più in alto, cioè le autorità che controllano in qualche modo i mezzi di comunicazione. Perché la verità, cioè, capite, la verità è un bene preziosissimo e deve essere servita. Tu non puoi servirti di un mezzo di comunicazione per propagandare un'idea che tu ci credi. Per te è importante, e chi te lo proibisce? Ma tu non puoi imporla a tutti come l'unica, senza possibilità di contraddittorio. No? Io vi dico, esperienza pastorale, ti capita una coppia in crisi, ecco perché bisogna sempre ascoltare almeno due campane, ti entra lui, te ne racconta di peste e di corners, dice che tu, i primi tempi che risentivo, che ero ancora in genere, dice, poveraccio, questo povero disgraziato, ma che moglie che gli è capitata. Poi però entra la moglie, e la moglie è lo stesso teatrino, che se tu senti parlare la moglie dice che disgraziato il marito di questa. Allora, se senti il marito è disgraziata la moglie, se senti la moglie è disgraziato il marito. Dov'è la verità? La verità è che se poi li metti a confronto, accettano di parlare, fanno un cammino, e che quel matrimonio è entrato in crisi perché ce l'hanno messo un po' uno e un po' un altro. Quindi è importantissimo per noi avere sempre un cuore, cioè, perché la verità è Dio. Se tu cerchi la verità, il Signore ti illuminerà, ma non puoi fidarti a scatola chiusa oggi, non si può. Devi fare questa fatica. La verità è un bene prezioso che va cercato e custodito. Chi ne è responsabile di diffonderla, stia attento a quello che fa, perché ne risponderà davanti a Dio. Chi è destinatario nel riceverla, stia attento a avere il cuore aperto e a aprire le porte possibilmente ad una pluralità di fonti, in modo che possa farsi un'idea il più possibile oggettiva delle cose, prima di prendere decisioni, posizioni, matura le scelte o cose del genere. Bene amici, ci vediamo a Dio piacendo e ci sentiamo a Dio piacendo la prossima settimana. Come sempre abbiamo cominciato con la benedizione, concludiamo con la benedizione. Dio vi benedica, la Madonna vi protegga. A presto e alla prossima.